tardi sul mio canale, sono un pochino in ritardo, la partita inizia tra 2 minuti, quindi... Sti cazzi, partita importante, non dobbiamo fare passi falsi ragazzi. Era a dormire e non mi sono accorto che erano le 8:30. Comunque sia ragazzi, la prima contro l'ultima classifica, io mi auguro perlomeno che si riesca a ottenere qualcosa. Oggi è la vittoria d'obbligo, così come contro l'Udinese ragazzi. Sono partite che dico sempre che vanno vinte. È importante oggi e domenica prossima contro l'Udinese agguantare i 3 punti. È super mega ragazzi obbligatorio. È iniziata proprio adesso, guardate. Mi devo mettere anche la maglietta, scusate. Non fatemi incazzare oggi, mi raccomando, non fatemi incazzare. Posso sul primo palo Bonazzoli che lo vuole dentro. Ribery la liscia, ragazzi, la liscia. Poi rimane lì, mette fuori Romagnoli. Cazzo, questi qua sono partiti a 1000, soprattutto partiti bene. Guarda Davide Nicola, ragazzi, è un allenatore tosto. Tra l'altro l'anno scorso no, Bennacer che liscio. Gli abbiamo dato 7-0 a Davide Nicola e vedrai che ha qualcosa. Largo Calabria, si torna dai piedi di Sandro Tonali. Teo Hernandez contro il movimento di Leao. Teo Hernandez preferisce andare dove c'è traffico, lo fa bene con le Hernandez dentro per Messias. Invenzione di Teo Hernandez. Cosa si è inventato Teo Hernandez? Ma cosa si è inventato Teo Hernandez? Prende palla, spatte cazzo, cazzo duro contro il muro. Vede Messias che si inserisce uno contro uno, 1-0, vamos. Spiazza Sepe, più semplice di un rigore in movimento. Messias, dopo un inizio non tanto bellissimo del Milan, parte Teo Hernandez, ma cazzo durissimo. Ma mamma mia che assist che ha messo. Speriamo sia di buon auspicio. No, attenzione Mazzocchi con Teo. No, il cross bene lungo di Ulice sponda. Magnan. Sapeva di burro d'arachidi, che schifo. Bella dentro per Brahim Diaz. Brahim Diaz si gira. La devi passare, testa di cazzo. La devi passare. La devi passare prima. La devi passare prima. Proprio calcio d'angolo, flash da bordo campo. La devi passare prima. C'era Giroud lì, poteva fare il gol della merda. Bella per Leao. Non ti puoi far curare da Mazzocchi. Infatti fallo. C'è la Brahim Diaz magari. Bravissimo Leao a tenere fisicamente prima quella. Hai tenuto, ti sei preso una punizione bellissima. Ma c'è la Brahim Diaz che stava correndo. Sono sempre quelle cose che dico, che quando giochi contro Napoli, contro Lazio, contro Atalanta, ti capitano una volta a partita. E se non le sfrutti, non a caso gol di Messias e questa palla di Leao. Ci va Bennacer. Palo di Sepe. Bella, bella parata, l'ha messa sull'altro palo, infatti. È stato Tonali. Non credo che questa partita sia a rischio. Con tutto rispetto, ragazzi. Non credo che questa partita sia a rischio. Con tutto rispetto, ragazzi. Attacca il primo palo. Cioè, ragazzi, io ho bevuto il tè, sti cazzi. Cioè, ho bevuto il tè e mi trovo a fare più rutti di quando bevo la birra. Ma che discorso è? Raga, 3 palloni, 3 cagate, Brahim Diaz. Certo il genio che ha deciso di fare i bastoncini dei lecca lecca di cartone proprio. Teo Hernandez. Cioè, premio Nobel. Tonali rotto no, eh? Si scalda che sì. Era l'unico che non si era ancora rotto quest'anno, Tonali. Così come pronto Tonali. Tonali vuole entrare, dai, bene, 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 bene. Devo dire che comunque è una Salernitana che gioca molto meglio rispetto a quella dell'andata, Cioè, c'è neanche paragone. Palla sul secondo. Calabria va al cross per Leao, stoppa benissimo. Sei vicino a Teo Hernandez. Si inserisce Tonali, che non tocco col braccio, niente, niente. Poi Bonazzoli, Ribery in uscita, ecco lo spazio. Minchia, Ribery tra tre. Può portare Mazzocchi. Dall'altra parte c'è Djuric. No. Insegue Bennacer, Teo Hernandez si guarda attorno e stringe. No. Djuric esce Maignan. Maignan esce malissimo, rovesciata. Hernandez non la tiene. Ha pareggiato la Salernitana con la rovesciata di Federico Bonazzoli. 1-1. No, vabbè, ragazzi. Grande ripartenza, 3 contro 3. Ho visto tutto. Ho visto tutto. La capacità di trovare Djuric. Ancora terra Djuric. Come si fa, ragazzi? Tantissimo. Come si fa, ragazzi? Mentre arriva la mitraglia di Bonazzoli al terzo gol nelle ultime 3 presenze. Cioè, si parte da un'occasione nostra nettissima. Ribery fa una cosa consontuosa.
lascia tutto. Sì, perché comunque gol regalato, ragazzi. Gol regalato, regalato, regalato. No, ma siamo seri, ragazzi. Avevo detto che era partita bene la Salernitana, ragazzi. Avevo detto che era partita bene, che andava trovato il 2-0. E invece arriviamo davanti la porta e facciamo i mongoloidi. Questo è il problema. Andiamo lì, facciamo i mongoloidi, non passiamo la palla. Ed è meritato! Ed è meritato, ragazzi! È meritatissimo! Se cominciamo tipo ad attaccare in 10, è capace, ci fanno anche il 2-1 sti qua. Abbiamo preso gol dagli ultimi in classifica, sveglia! Sempre i regali alle neo promosse. Sempre, tassativamente, ogni anno, ogni cazzo di anno, il Benevento, lo Spezia l'anno scorso. Ma che cazzo è? Sempre regali alle neo promosse. Il benvenuto in serie glielo diamo sempre noi, sempre! Minchia, Ribericcia si dribbla tutti come se fossero de cazzo di birilli. De cazzo di birilli. Leo Cetteo, aprila, aprila, aprigliela, aprigliela. Benedetto Hernandez che gliel'ha dato in sovrapposizione. C'era già in sovrapposizione, non gliela dai. Tagliela. T'ha fatto tre partite bene. Adesso per 5 partite Leao giochi in 10. Per altre 5 partite, ragazzi, giocherà in 10 con Leao. Tonali perde palla. Prende posizione sul fallo di Bennacer, giallo. Si prende anche il giallo. Cambio di gioco col destro perfetto. Giroud, bellissimo per Calabria. Facciamo qualcosa. Brian Diaz, liscio Leao. C'era Teo dietro. C'era Teo dietro. Si fa vedere. C'era Teo dietro, ma perché Brian Diaz ha fatto il velo? Poteva tirare. Poteva tirare dal limite. Perché? Perché? Calabria. Non farsi entrare da una marca. Dragosin è ma un bel difensore. È ma un bel difensore. Un bel cazzo di difensore, Dragosin. Dall'angolo devi cercare Tomori, Romagnolo, Giroud. No, cerca Sepe. Perfetto. Fernandez dentro Leao. Leao, fai qualcosa. Messias. Sepe. Messias l'ha persa. Oh, tutti i portieri si esaltano contro noi. Si esaltano tutti. 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 Falcone. E Montipò. E Silvestri. Tutti contro di noi. Partitaccia di Leao. Che palla che hai perso, Fernandez, ragazzi. Pare la prima volta che giocate insieme. Pare la prima volta. Giroud, bella. Leao, non la sbagliare. Su destro la perde. Poi Koulibaly. La perde. Ancora una volta perso la prima. Fa lo stop a 10 metri. Lo stop a 10 metri fa. Bella Giroud di testa. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Bloccato facilmente. Stavamo. Stessa azione più o meno del gol del pareggio della Salernitana. Solo che noi gli uomini in area non li portiamo. No. Viene messa sotto stress dalla pressione. Che vergogna portare gli uomini in area, vero? Squadra in Europa. Tanto un altro fallo di Bennacer. Ha fatto più gol. Bravo Teo Mazzocchi. Rimani a terra. Molti attacchi al cazzo. Motte, no, dalla Leao. Sinistra largo Leao, che Hernandez non riesce a servirlo. Poi Dragos in bella ripartenza, spaccato il Milan. Non accelera però Ederson. Ti sei aperto là! Ti sei aperto là! E per l'ennesima volta non gliela dai! Si sovrappongono per un cazzo! Ste percussioni centrali che non hanno troppo senso! Basta! Fine primo tempo, vado a tagliarmi le vene, ci si vede nel secondo. Delle partite. Sta per iniziare sta merda, raga. È entrato che sì per Bennacer. Partita stile Spezia sta qui, ragazzi, eh. Andrea Brian Diaz come perde palla. Non ce l'ho fatta neanche a finire di dirlo che l'ha persa. Bella. Palla di Giroud per Brian Diaz. Tiene in campo. Fallo da rigore. Preso anche un pezzone. Tonali va al cross. Tonali dentro per Leao. A centimetri dal mega gol. Rovesciato. Che giocata da parte di Leao, la giocata di un campione, l'abbiamo detto, tu guardando la partita. No, vabbè, ragazzi. Palla dentro per Brahim Diaz, un pochino più lenta, poteva battere a rete. Direzione di quella parte. Dai, questa partenza va bene. Questa partenza va bene. Dai, dai. Dietro cercare lui. Le partite prima di gestirle vanno chiuse. Altro fallo! Altro fallo!
esce. No. La presunzione di fare un gol e pretendere di aver vinto la partita al quinto del primo tempo. Ederson. Poi il gol preso è colpa di Magnan, ma non me la sento neanche di incolpare lui dopo tutto quello che ha fatto nel derby con la Roma. Reattivo di Chessy sulla seconda palla. Altro fallo intanto. Cercare Romagnoli. Chessy, Romagnoli, Giroud fuori. Angolare bene, altra occasione per il Milan. È stato bravo Romagnoli a servire questa palla a Giroud. Forse Giroud non si è accorto che è inutile fare occasioni se manco tiri in porta. Palla di Chessy, se manco tiri in porta. E il problema è che non c'è neanche nessuno in panchina. Chi ha da mettere? C'è Bakayoko, c'è Krunic, c'è Rebic che sta svalvolando. C'è Sally Makers, c'è uno peggio dell'altro in panchina. Solito asse con Rafael Leao, ha provato a tenerlo ma Fernandez, dalla Leao! Sul rischio, penso che è stato ammonito. Che poi cerchi il fallo e quello ti fa lo spalle a spalle, non è fallo! Tagliala! Molto più stretta, Leao, premi Diaz, non ci arriverà mai, non ci arriverà mai, non ci arriverà mai, ed è anche rimesso dal fondo, sul piede di Brian Diaz, ed è anche rimesso dal fondo, sfrutta quello che è la Piccio, a proposito, sti qua fanno 2-1, sti qua c'è un moto d'orgoglio, prima o poi, in sta partita di merda, e ti fanno 2-1, Leao, mezza 2, passala, 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 Bonazzoli. Altro pallone perso da Brian Diaz, basta, basta, mi sta veramente dando ai nervi sto qua, mi sta dando ai nervi Brian Diaz, da dicembre oltre al derby non ha azzeccato mezza partita, mezza! Messias, taglio di Giroud, bella Messias per Giroud, è regolare, è regolare, Sepe no! Poi Giroud va a fare fallo su Fazio, si prende anche il cartellino di via Giroud. Sepe no! Entra davanti il portiere! Giroud, hai vinto la Champions League! Oh, no. Era anche regolare! Era anche regolare! Era anche regolare! Non ho parole! Oh, una volta che fa giocare Rebic e Leao insieme! Alleluia! Alleluia Stefanino! Alleluia! Eccolo Leao che punta. Leao ha perso un altro pallone. Ok, che fallo, ma ha perso un altro pallone. Non abbiamo fatto due gol alla Serenitana in 60 minuti, ma ci rendiamo conto? Prima di gestirle, vanno chiuse le partite, vanno chiuse. Leao ha perso, credo, il 17° pallone di questa partita. Tonali, no! Con la finta va fuori dal campo! Con la finta va fuori dal campo! Pensi che Tonali da centrale? Uno peggio dell'altro! Uno peggio dell'altro! Che a questo giocatore della partita vuoi stare dentro finché ne hai e finché il dolore non diventa più grande della prestazione. Magnan esagera su Bonazzoli che prova addirittura la rapa. No, vabbè! No, vabbè! La prima follia di Magnan. No, vabbè, Magnan, ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Bonazzoli perché aveva recuperato una grande palla, ha calciato. Meno male Romagnoli è rientrato. Che cazzo sta succedendo contro gli ultimi in classifica? Più forza, la palla è molto più lenta. Che cazzo sta succedendo? Esagerazione. Che cosa sta succedendo? Messias dentro, niente. Sì, ma non è possibile che ogni spalla a spalla sti qua stanno mezz'ora per terra! Traffico 1-2. Fernandez, Leao centrale, Sepe angolo. La diffida è rimasta. Dall'altra parte lo sono Obi, Mazzocchi e Bonazzoli per la Salernitana. Continuano a parlare Pioli e Murelli. Perotti. Ederson. Obi. Djuric. Arriva Bonazzoli. Accompagna Mazzocchi. Bonazzoli lo aspetta e lo manda al cross. No, al cross no. Dentro. Prende posizione Djuric in area. Milan Djuric da una frustata tremenda al pallone. 2-1 per la Salernitana. Cerca di quella palla sull'esterno per andare tutti dentro, ma trovare un giocatore che diventa determinante quando la palla passa a 2 centimetri. Come cosa avevo detto? Sì, subito. Cosa? Cosa avevo detto io?
vincola! La specialità della casa. Cosa cazzo avevo detto io? Gol e assist stasera. Se non lo fai lo prendi! Cosa cazzo avevo detto io? Passa. Tomori si fa anticipare! Degno del pessimo Paletta! Tutte le neopromosse! Ogni cazzo di anno! Ogni cazzo di anno! Le neopromosse! Sempre! Sempre! E lo Spezia! E la Salernitana! E il Benevento! Tutti i cazzo di anni! Le neopromosse! Si perse anche 3-0 col Verona! Si perse con l'Empoli in casa! Sempre le neopromosse! Campionato finito! Campionato finito! Per la vostra presunzione di merda! Per il dire faccio un gol e la partita è finita! Per la vostra presunzione! Per la vostra sufficienza! Leao punta anche il secondo, che Mazzocchi finta! Sdraiato! Leao al cross! A Sepe! A Sepe la mette Leao! Cinque di merda! Puoi rientrare Romagnoli. Si fa vedere Leao. Romagnoli alza testa e pallone. Cercato Giroud. Gira vicino Leao. Lo scarico di Rebic, che la mette giù. Rebic! Gol! Rimane inchiodato! No, non esulto neanche. 5 mesi esatti. Non esulto neanche. Non esulto neanche, ragazzi. Non esulto neanche. Quello che gli ha chiesto. Non esulto neanche. Non esulto neanche, ragazzi. A rimorchio. No, questo deve essere il gol del 2-1! No, del 2-2! Del 2-1! Questo deve essere il gol del 2-1! Inizia la connessione. Possiamo farcela, Leao. Si allunga la sua maglia. Passala. Leao strappa lo stesso e lo fa alla grande. Ancora Leao. Passala. Prova a sgusciare Fazio. Anzi, Giroud. Non vanno neanche a fare pressing a Sepe, sti qua. Quattro giocatori, tutti e quattro. Non vanno neanche da Sepe a dargli noia. La forte tesa, però ci sono. Giroud invece che fare così, vedere noia quel portiere lì. Uomo in area. Lungo. Che sì. Giroud, alle spalle di Ranieri. Per Giroud. Sombrero di Giroud, dall'altra parte c'è. Niente. 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 A leggere questa. Nella distanza Koulibaly che gli sporca il pallone. Che partita. Altra palla che Leao non passa. Praticità. Rebic si è allargato. Romagnoli. Rebic prova il dribbling. Palla che sbaglia. Perde palla. Perde palla. Perde palla. Si allarga Romagnoli. Qui Rebic poteva andare largo probabilmente. Si allarga Romagnoli. Non gliela dà. Rebic c'ha la malattia di Leao. C'ha la malattia di Leao. C'ha la cazzo di malattia di Leao. Vedete che c'è Leao? Qua dentro. Florenzi si coordina al volo, la rimette. Florenzi se ne mette. Perché fai la finta di corpo invece che tirare? Dominante. Rebic. Sbaglia totalmente il cross. Sbaglia! Il cross è lungo! Bene. Florenzi Giroud. No! C'era spazio per dare la palla giusta. Vicino a Rebic. C'è Hernandez. Sbaglia un altro. Perché? Perché il cross di Senara non c'è nessuno? Palla su di loro. Giroud. Giroud di qui. Giroud di là. Ha fatto il cazzo di totem. A parte l'assist. Duelli nella voglia. Altro. Sbaglio Romagnoli. Finale del Milan. Basta. 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 Ma dopo questa basta.